Buonasera amici, allora oggi torniamo con la lezione del Tomb Editor, quindi facciamo la settima lezione dove vi spiego come si introducono i segreti. Allora andiamo a cominciare, quindi apriamo il progetto. Allora io ho creato una nuova stanza, anzi facciamo una cosa, tolgo la mia cam, che tanto qua non ci serve, così vedete bene il programma. Allora ho creato una nuova stanza, come vedete in stile TR1, però con l'engine del TR4, ma questo non ci interessa per adesso. Quindi quello che ho intenzione di spiegarvi oggi è come introdurre due segreti. Abbiamo un primo segreto, sarà quando Lara entrerà in una zona, quindi quando calpesterà una casella. Sentirete il rumore del segreto. Il secondo modo è come applicare il segreto a un pickup, quindi vi farò vedere due modalità. Allora, vi faccio vedere il primo modo, che penso sia quello più semplice, perché non dovete mettere solo un trigger. Quindi siamo nella sezione trigger qua, diciamo che vogliamo introdurre un segreto su questa casella. Quindi che dobbiamo fare? Molto semplice. Clicchiamo qui, poi premiamo sulla T e quindi ci si apre la finestra del Trigger Editor. Qua lasciamo trigger, invece qua da Flip Effect mettiamo secret. Qui mettiamo il numero 0, sotto lasciamo 0. E così qua mettiamo one shot, diamolo ok. In questo caso, quando Lara arriverà su questa piattaforma, sentiremo che avrà preso un segreto, quindi sentiremo il suono e verrà accreditato nelle statistiche. Andiamo a vedere il gioco. Quindi diamo play. Ok, dovevo attivare il pad, scusate. Facciamolo subito. Sa che mi conviene uscire. Allora. Ok, perché io senza pad non mi so muovere qua. Quindi andiamo giù. Ok, il piano era questo. Avete sentito il rumore del segreto? Perfetto. Quindi se apriamo le statistiche, vedremo 1 di 70. Poi vi spiego quel 70 che cos'è. Allora, sarebbe il numero massimo dei segreti, ma poi vi faccio vedere come eliminare il 70 e mettere il numero preciso, insomma, il numero di segreti che vorrete nel vostro livello. Quindi usciamo. Perfetto. Adesso vi mostro come mettere il secondo segreto, ma questa volta lo metteremo abbinato al pickup. Quindi dobbiamo. Allora, clicchiamo qua per selezionare la stanza in cui vogliamo mettere il segreto. Perfetto, cerchiamo un pickup che vogliamo aggiungere, quindi nel mio caso potrei scegliere un medikit, ma potete scegliere anche delle munizioni o dei flare. Io voglio mettere il medikit. Eccolo qua. Lo spostiamo qua. Lo ruotiamo, così quando arriva lo vede dritto. Ok, allora, cosa importante da fare adesso è dare un valore di 64 nella casella dell'OCB. Ok, 64. E basta.
Adesso, mantenendo la selezione sull'oggetto, clicchiamo sulla casella e andiamo a mettere il primo trigger, che sarà un pickup object, quindi trigger diventa pickup, qua rimane object, qua lasciamo sullo 0 e diamo l'ok. Andiamo ad aggiungere un secondo trigger, mantenendo sempre la selezione sulla casella che sul pickup. Quindi premiamo sempre sulla T, ma questa volta dovremo lasciare il trigger nel trigger type e cambiare l'object in secret. Perfetto, qui resettiamo. E in questo caso andiamo a mettere il numero 1. Lasciamo a 0 e qua lasciamo, no, qua facciamo, clicchiamo su One Shot e diamo l'ok. Perfetto. Adesso quando Lara prenderà questo pickup partirà il segreto, quindi solo quando farà quell'azione. Ci tuffiamo. Andiamo in quella stanza. Prendiamo il pickup e come sentite ha preso il segreto. Quindi si attiva soltanto afferrandolo, prendendolo. Statistiche, come vedete, ci segna uno di 70. Ovviamente ci segna uno perché quell'altro non sono andato a prenderlo adesso. Quindi exit title. Perfetto, quindi ha funzionato alla perfezione. Allora, un piccolo suggerimento, quando decidete con quale modalità volete aggiungere un segreto, io lo farei sempre nello stesso modo, quindi opterei per una delle due soluzioni: o quella che lo prende quando entra in una zona in stile TR1, oppure quella che lo prende quando prende un oggetto, quindi tipo in TR2 o anche in altri tipi, mi pare. Ok, adesso vi faccio vedere come andare a correggere quell'errore. Quindi per farlo dovremo utilizzare una stringa di script e aggiungerla nello script, appunto. Quindi io qua andrei a buildare, sempre meglio andare a salvare, ricordatevi sempre di salvare. Quindi abbassiamo la finestra del tomb editor e ritorniamo nel tomb hide. E nella sezione script qua, nella sezione level, andiamo ad aggiungere la stringa. Adesso io me la sono copiata da una parte. Ok, incolla. L'importante, ogni volta che si aggiunge dello script bisogna sempre buildare. Perfetto, non ci dà nessun messaggio di errore. Torniamo nel Tomb Editor e mandiamo in play. Ok, se adesso apro le statistiche, ok, ci mostra il 2, ovvero diciamo che nel mio caso ero intenzionato a mettere soltanto due segreti in questo livello, quindi ho deciso di mettere il 2. Avrei potuto mettere un 1, avrei potuto mettere un 4, quello che volevo. Per decidere quanti segreti mettere, vi faccio vedere, è importante considerare quest'ultimo numero. Se avessi messo un 3, sarebbero stati 0 di 3, 4, 0 di 4 e via dicendo. Quindi il numero finale prestabilisce quanti segreti ci saranno nell'intero livello. Detto ciò, vi ho spiegato come funzionano i segreti. Vi voglio dare un plus, vi voglio dare qualcosa in più. Vi faccio vedere come implementare il menu ad anello in stile TR1, TR2 e TR3 se buildate con il TR4 o col TR5, perché non ero previsto un menu ad anello, diciamo, come in originale. Vi faccio vedere quello che intendo. Se andiamo ad aprire il menu, come vedete, abbiamo il classico inventario a riga, dove
così a linea. Però vogliamo introdurre magari quello ad anello. Vi faccio vedere come fare. Vi faccio vedere come si fa. È molto semplice. Bisogna utilizzare un plugin che io ho già scaricato, poi comunque ve lo metterò in descrizione. Insomma, ve lo renderò pubblico. Dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare su quest'altra sezione, il plugin manager. Bisogna installare quel plugin. Install plugin from zip. Quindi il plugin è all'interno di un file zippato, non bisogna estrarlo. Clicchiamo qui, io ho tutti i miei plugin. Plugin Classic Inventory, è questo qua. Clicchiamo. Come vedete, basta inserirlo qua, che lui automaticamente lo va a inserire. Come vedete, queste sono alcune funzionalità che ha. Adesso le andiamo a vedere, ma volevo soltanto farvi vedere come aggiungere questo plugin. Quindi se andiamo, torniamo nel Tom Baide, anzi io andrei anche a buildare, ma forse neanche serve qua. Torniamo nel Tom Baide, premiamo play. Come vedete abbiamo il menu ad anello, quindi abbiamo quello principale con le vite, i flare, le munizioni. Sotto ci compariranno il load e il save. E nel caso prendiamo un oggetto tipo una chiave, un pickup, qualche altro tipo di pickup, sarà nel piano superiore, come succedeva nell'originale. Perfetto. Se avete notato, il menu era un pochettino scuro, vedete? Non è molto illuminato. Si risolve in questo modo. Quindi c'è un modo. Allora, praticamente che succede? Quando andiamo a introdurre questo plugin, lui prende le luci dalla room 0. Quindi abbiamo la room 0, che è questa qua. Se le luci della room 0 sono impostate molto basse, molto scure, il plugin, ovvero l'inventario, prenderà questa luce. Quindi bisogna aumentare la luce di questa stanza, tipo possiamo aumentarla tipo fino a qua, poi vedete voi. Se andate a mettere un colore, in quel caso il menu prenderà delle sfumature di quel colore. Date l'ok, buildiamo. Ok, andiamo in play. E adesso, come vedete, il menu è ben illuminato, quindi bisogna avere quell'accortezza. Allora, so che è possibile cambiare la luminosità del menu anche con uno script, però secondo me è più semplice così, si fa in un attimo, non ci vuole niente. Quindi che vi do un consiglio, quando create il vostro livello, lui in automatico vi crea di default la room 0, la prima stanza con cui cominciate a buildare, a fare. Voi potete ridurla a un quadratino, sarebbe questa qua, vista 2D, la riducete, anche perché se la lasciate grande comunque andate a occupare dello spazio inutile. Basta che è piccolissima, così di un quadratino, cambiate la luminosità. E poi le prossime stanze le chiamerete con altri nomi, tanto di default le numerà di conseguenza 1, 2, 3. E niente. Quindi vi ho fatto vedere come mettere i due segreti, come aggiungere il menu ad anello e vi ho spiegato come modificare la luminosità. Spero che la lezione vi sia stata utile. Tornerò la prossima settimana. E non lo so, penso che parlerò del VAD tool, quindi come creare un VAD, come aggiungere gli oggetti. Magari possiamo anche vedere come, che ne so, personalizzare l'ara, come cambiare il suo aspetto, farla sembrare in un altro modo, che magari viene da un'altra versione di gioco. E penso che la pubblicherò venerdì prossimo. Quindi seguitemi, se la serie vi sta piacendo vi invito a iscrivervi al canale, di mettere un like al video e supportarmi. Grazie.
Così continuerò a fare video anche perché ho in mente tante belle cose da portare. Spero che, insomma, saranno utili a tutti. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.